Podcast. Chi dopo un voto europeo così complesso e divisivo si aspettava che la fase 2 del governo Meloni ripartisse con un passo più lento e riflessivo, si dovrà ricredere. Nonostante i tormenti della Lega, i patrioti marciano con gli scarponi chiodati sul Parlamento e sul Paese. Al Senato il disegno di legge di riforma costituzionale sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio va avanti a tappe forzate e potrebbe arrivare al suo primo traguardo entro il prossimo 18 giugno. Alla Camera il disegno di legge ordinario sull'autonomia differenziata, che trasferisce alle regioni 23 materie tra cui sanità e scuola, avanza a grandi passi e potrebbe essere approvato in via definitiva già prima dell'estate. Le opposizioni protestano in aula e fuori, e la protesta fa rumore, è anche bella, tutti i tricolori esposti nell'emiciclo, ma nonostante gli sforzi del Partito Democratico sparano a salve, perché nel frattempo nelle urne europee si è spenta forse per sempre la fulgida notte pentastellata. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, di Massimo Giannini. La valutazione dei cittadini è insindacabile. Ovviamente avvieremo, come giusto che sia, una riflessione interna per cercare di approfondire le ragioni per cui il risultato non è come ci aspettavamo e come speravamo. Quello che posso garantire a tutti gli elettori che ci hanno votato è che i nostri europarlamentari, saranno 9, 10, quel che saranno assolutamente coerenti rispetto agli impegni che abbiamo annunciato in campagna elettorale. Presidente, le sue dimissioni sono sul piatto? O non ci pensa minimamente? Piatto della cena. Almeno come risponde a Casaleggio. Casaleggio addirittura l'invocate. Ha sentito Grillo, Conte? Grazie, buonasera. L'avete sentito Giuseppe Conte, onesto nel giudizio sul voto di domenica scorsa. Il Movimento 5 Stelle è il vero grande sconfitto. Si impone una riflessione interna che non esclude nemmeno l'ipotesi dell'uscita di scena del capo politico, anche se lui stesso la liquida con una battuta, quelle dimissioni sul piatto della cena. Ironia a parte, la disfatta dei posto degli ex grillini segna una crisi irreversibile e in qualche modo anche la fine di un'epoca. A officiare la cerimonia degli addii ci pensa un fuoriuscito di lusso, Luigi Di Maio, che in un'intervista alla stampa consuma la sua vendetta postuma contro quelli che furono i suoi concittadini, come si chiamavano gli adepti del culto officiato dal capocomico genovese agli albori del cielo pentastellato. Di Maio uscì dal movimento ai tempi del governo Draghi, sperando di affossare il primo e di blindare il secondo. Andò in modo esattamente contrario, il movimento resse l'urto della mini scissione e Conte fece cadere Super Mario dalla poltrona. Oggi Di Maio si prende l'amara rivincita, dice cose giuste sul cupio dissolvi dei 5 Stelle. Le definisce queste elezioni europee una performance da elezioni amministrative, non da elezioni di respiro nazionale. Il movimento perde addirittura il primato al sud in regioni come la Campania e la Sicilia, in città come Napoli. Poi aggiunge: chi ha perso il reddito di cittadinanza ha capito di averlo perso anche perché i 5 Stelle hanno fatto cadere il governo Draghi. Conte ha compiuto il capolavoro di far tornare il bipolarismo, ha snaturato il movimento, che oggi è un partito ancora più chiuso e verticistico del passato. Conte lo ha modellato a sua immagine e somiglianza. E poi aggiunge che il problema della debolezza delle liste esiste da 15 anni, eravamo tutti signor nessuno, questo va detto, ha coraggio di dirlo oggi Di Maio. E poi conclude dicendo: credo che il Movimento 5 Stelle possa contribuire alla costruzione di un'alleanza strutturale nel centro-sinistra per offrire un'idea alternativa al governo, ma vedremo se Conte saprà farlo. Sia quelli che sono rimasti a fianco di Giuseppi, da Castellone a Floridia, sia quelli che se ne sono andati in nome dell'antica purezza, da Di Battista a Virginia Raggi, rispondono per le rime a Di Maio. Di Battista gli ricorda il fatto che è lui stesso uno dei responsabili di aver snaturato il movimento. Fino all'altro ieri gli andava tutto bene perché faceva il ministro, oggi invece fa queste interviste. Ma al dunque sono baruffe chiozzotte di una comunità che di fatto non c'è più. Piccoli suicidi tra ex amici, per parafrasare un noto romanzo di qualche anno fa. La verità è che c'è poco o niente da rifondare nel movimento. Cosa resta delle grandi e gloriose battaglie di 5 anni fa? Quali sarebbero i valori fondanti? Il vaffa? L'uno vale uno?
il Parlamento aperto come una scatoletta di tonno, la democrazia parlamentare sostituita dal web e dal referendum digitale di Casaleggio, i parlamentari scelti con un sorteggio, con il click, poi ancora il popolo contro le élite. Diciamo la verità, c'è poco o niente da rifondare nel movimento. Del governo giallo-verde, il primo di Conte, qualche cosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, anche qui, come cantava Francesco De Gregori. Il reddito di cittadinanza, al di là della parte inattuata sulle politiche attive del lavoro e della boiata sui Mississippi Navigator, è un modello di sussidio sociale che è servito ad arginare oggettivamente una quota di povertà reale, come hanno riconosciuto istituzioni terze, dall'Istat alla Banca d'Italia. E la stessa cosa si può dire per il decreto dignità, parte i grotteschi affacci dal balcone di Palazzo Chigi per annunciare abbiamo abolito la povertà, e persino per la legge spazzacorrotti, a parte qualche eccesso giustizialista. Del governo giallorosso, il secondo di Conte, rimangono invece i lockdown, le campagne vaccinali e alla fine anche i 209 miliardi del PNRR che, algoritmo o no, proprio Giuseppi gestì mettendoci la faccia, e lo fece bene, ma da lì in poi più nulla. L'avvocato del popolo ha pattinato sulla sua celebrità e sulle sue ambiguità, senza mai scegliere tra destra e sinistra, tra Occidente e Russia, e nemmeno tra Biden e Trump, con l'unico obiettivo di tornare un giorno, prima o poi, a Palazzo Chigi e di prendere anche un solo voto più del PD, ha disossato il campo largo, spargendo poi sale sulle macerie delle alleanze, senza le quali, come dimostrano le elezioni europee, questa Meloni non si batte. Elly Schlein alla fine gli ha rubato anche i cavalli di battaglia, la lotta alla povertà e la rovina della sanità, il salario minimo e il lavoro precario, e lui invece di cavalcare insieme alla leader del PD ha cercato di rubarle a sua volta la questione morale, quella di Enrico Berlinguer, un'operazione velleitaria e infine fallita, perché su certe icone della sinistra di un tempo, più vera e più nobile che mai, non si può scherzare. E così oggi il movimento non sa più cosa fare né cosa dire, per la semplice ragione che non sa cos'è. Ed è patetico il tentativo di giustificare il crollo elettorale con le regole totem fissate a suo tempo dal capocomico genovese, come il limite dei due mandati. Sarebbe come dire: il malato ha la febbre a 40 e invece di curarsi spacca il termometro. Il problema non sono le regole, ma le proposte, e dunque le politiche, i valori in cui si crede, la società che si vuole costruire. I 5 Stelle o quel che ne rimane non lo sanno più, ammesso che un tempo lo sapessero. Diciamo la verità, l'idea di un movimento non partito, senza le regole democratiche di un partito, è fallita, così come è fallita l'illusione di fare del movimento un'infrastruttura di rete. Dalle politiche del 2018 alle europee della scorsa settimana, i 5 Stelle hanno perso 8 milioni di voti. Avete capito bene, 8 milioni di voti. Se in 5 anni hai dissipato un capitale politico di questa portata, non te la puoi prendere con le regole troppo rigide. La malattia è evidentemente molto più grave e molto più profonda. E se ora la cura diventa la nostalgia dell'elevato, i suoi deliri squinternati e dadaisti, le pogate su un gommone, sulle piazze di Bologna o di qualche altra città, insomma tutta quella paccottiglia che una volta funzionava e forse è stata anche un lavacro necessario di questo paese, ma oggi non sono più riproponibili, e beh, allora il destino è segnato. Non saremo mai junior partner di nessuno, promette un Conte mai domo. Davanti a lui solo mulini a vento, al suo fianco nemmeno un Sancho Panza. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, è un podcast di Massimo Giannini. Una produzione, One Podcast.